Quella di Cristina Rosi, 39 anni, è una storia a lieto fine. Il 23 luglio 2020 la donna ebbe un arresto cardiaco mentre si trovava al settimo mese di gravidanza. Sottoposta a un parto cesareo, i medici riuscirono a salvare la vita ad entrambe, ma la donna partorì in coma e vi rimase per altri 11 mesi. Anche la sua bimba purtroppo ha riportato delle lesioni e ha bisogno di costanti cure. Negli scorsi giorni Cristina ha potuto abbracciare per la prima volta la sua bimba e rivedere la sua famiglia. Clinicamente sta bene, purtroppo però ha riportato seri problemi, racconta il marito Gabriele a Teletruria. Cristina, dopo diversi mesi di riabilitazione in Austria, è stata trasferita all'istituto di riabilitazione Agazzi di Arezzo. Da lì è potuto uscire per alcune ore da trascorrere con la famiglia. Sono convinto che a mano ci riprenderemo la nostra vita, ha sottolineato Gabriele. La famiglia è all'opera per preparare la casa in modo adeguato, così che il personale sanitario potrà assisterla ogni volta che ce ne sarà bisogno. Anche la cantante Gianna Nannini, artista amata da Cristina, ha voluto inviarle dei messaggi. Ho saputo che ti sei svegliata e sono veramente felice per te. La rockstar ha poi sottolineato di volerla incontrare appena possibile. Un bacio enorme e un abbraccio infinito.